Prego, maestro. Lo diciamo cos'è? Lo riconoscono subito. Lo riconoscono subito. Comunque lo diciamo. Il maestro Ezio Bosso. Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video. Un video che ho proprio oggi voglio dedicare per omaggiare il grande musicista, direttore d'orchestra, compositore, pianista italiano che si chiama Ezio Bosso. Ezio Bosso, dopo la sua recente scomparsa, ci ha lasciato veramente un tesoro immenso di musiche, di canzoni, di arte, e oggi è doveroso, mi pare, raccontarvi la sua storia. Buona visione. Ezio Bosso nasce a Torino il 13 settembre del 1971. Si avvicina alla musica all'età di 4 anni, grazie a una prozia pianista e al fratello musicista. Con la sua famiglia ha vissuto durante l'infanzia e l'adolescenza a Torino, in Borgo San Donato. Ha raccontato di aver conosciuto in conservatorio Oscar Gianmarinaro, che in seguito poi diventò il cantante dell'Istatuto. Suonò con questo gruppo per circa un anno e mezzo, quando ancora si chiamavano Xico, e incise con questo gruppo un album di debutto che era appunto Vacanze, così si intitolava, fin quando poi ne sarebbe stato cacciato, lo raccontò a lui scherzando, perché faceva troppe note. A 16 anni esordisce come solista in Francia e incomincia a girare le orchestre europee. Fa vari incontri importanti che lo indirizzano a studiare composizione e direzione d'orchestra all'Accademia di Vienna. Nel 2011 subisce un intervento per l'asportazione di una neoplasia ed è anche colpito da una sindrome autoimmune. Le patologie non gli impediscono comunque di continuare a suonare, almeno inizialmente, a comporre e anche a dirigere orchestre. Successivamente il peggioramento di una malattia neurodegenerativa, che appunto si verifica in questo stesso anno, all'inizio poi erano indicata dai media come SLA, lo costringe nel settembre del 2019 a cessare del tutto l'attività di pianista, perché questa malattia le aveva compromesso l'uso delle mani. Dalla primavera del 2017 Bosso è testimone ambasciatore internazionale dell'associazione Mozart 14, eredità ufficiale dei principi sociali educativi del maestro Claudio Abbado, portati avanti dalla figlia Alessandra. Muore il 14 maggio del 2020 nella sua casa di Bologna all'età di 48 anni a causa dell'aggravarsi di un tumore con il quale conviveva da molti anni. Vi volevo raccontare oggi appunto la storia di questo grande compositore, probabilmente per i più giovani o chi segue la musica pop, la musica rap, la musica trap, qualsiasi tipo di musica che sia appunto comunque leggera, probabilmente è un nome che viene da lontano. In realtà questo grande compositore, e lo dico anche ai più giovani, ha portato la musica italiana praticamente nel mondo, collaborando con i più importanti compositori, con i più grandi direttori d'orchestra di tutto il mondo, e portando la musica italiana in giro per il mondo. A volte lo si fa anche non cantandola necessariamente, lo si fa anche suonandola, e questo ho trovato che fosse doveroso dedicare a questo grande compositore, per il rispetto appunto del suo lavoro e della sua arte, appunto dedicare a lui questo vlog. E negli anni 90 questo grande Ezio Bosso partecipa a numerosi concerti sulla scena internazionale e partecipa anche alla vita musicale della scena contemporanea di quegli anni, e lo fa con grandissimi artisti. Ha diretto moltissime orchestre e dal 1 ottobre del 2017 al 14 giugno del 2018 è stato direttore stabile residente del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. La sua musica è commissionata o utilizzata da importanti istituzioni operistiche, ha composto per un'enormità di colonne sonore, per musica da film. Diciamo che forse lo ricordiamo proprio meglio in questo, perché il pubblico più vasto lo ha raggiunto proprio facendo le colonne sonore dei film, come ad esempio con Gabriele Salvatores, che compone la colonna sonora di Io non ho paura, Quo Vadis, Baby, di recente Il ragazzo invisibile. Vive poi dividendosi tra Londra, dove ricopre il ruolo di direttore stabile artistico del
del London Strings, Bologna, dove è stato direttore principale ospite del Teatro Comunale, e Torino, dove collabora a progetti sociali e divulgativi. Nel 2013 nasce con il violoncellista Mario Brunello un'intensa collaborazione in duo pianoforte violoncello e una profonda amicizia. Nel 2014 poi esordisce con la sua fantasia per violino e orchestra proprio a London Symphony Orchestra. Nel 2015 viene definito appunto il suo concerto alla Icon Gallery all'interno dell'Opera 3 del suo amico Devin Trimland, l'evento artistico dell'anno nel Regno Unito. Nello stesso anno l'Università Alma Mater di Bologna gli commissiona una composizione dedicata alla Magna Carta delle Università Europee, composizione che contiene il primo inno ufficiale di questa importante istituzione. Per coloro che seguono la musica, diciamo quella popolare, neoclassica, neomelodica, mi ci metto anch'io a dire la verità in questo settore, lo ricordiamo molto molto bene con il suo disco da solista che esce il 30 ottobre del 2015 e che lo presenta proprio al Festival di Sanremo, ecco là dove l'ho conosciuto. Si esibisce con Following a Bird, un brano estratto da questo disco, durante la seconda serata del Festival di Sanremo del 2016. I riconoscimenti, le composizioni di Ezio Boss sono tantissime e potete vedere tranquillamente anche sulla piattaforma dalla quale vi sto parlando in questo momento quante cose ci sono su Ezio Bosso, questo grandissimo direttore d'orchestra, compositore, pianista italiano che ha portato l'arte musicale italiana in giro per il mondo con tantissimo successo e che oggi ho voluto ricordare e omaggiare con questo vlog. Grazie per la visione. Al prossimo vlog.